Buonasera, ben ritrovati ad Amico Fisco, le ultime novità in materia fiscale. Questa sera siamo con Massimo Andemo della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. La scorsa settimana abbiamo presentato il nuovo 730. Oggi vogliamo parlarvi del modello unico 2010. Intanto, ciao Massimo, Ciao che cosa ci Michele. puoi dire del modello unico Sì, nuovo? buonasera a tutti i telespettatori. Del modello unico possiamo dire che è già pubblicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it il modello, pertanto tutti i quadri e tutte le dichiarazioni che devono essere compilate dai contribuenti con le relative istruzioni. Queste possono essere scaricate, pertanto possono essere proprio utilizzate perché sono conformi a quelle approvate dai contribuenti. E da quest'anno c'è una novità nel sito dell'Agenzia delle Entrate. È stato aperto un forum per tutti i contribuenti che debbano dire qualche cosa e suggerire qualche cosa all'Agenzia delle Entrate, in modo tale di stimolare qualche intervento, magari a livello di prassi, per arrivare a qualche circolare o risoluzione che chiarisca eventuali dubbi e pertanto aiuti i contribuenti nella compilazione e nell'adempimento di questi obblighi tributari. Ecco, come l'altra volta andiamo a spiegare chi può presentare il modello Sì, il unico. modello unico diciamo che può essere presentato da tutti i soggetti che deve essere presentato da tutti quei soggetti che abbiano un'attività di lavoro autonomo professionale o un reddito di impresa, oppure dai contribuenti che abbiano un reddito di lavoro dipendente e abbiano anche questo tipo di reddito, tipo reddito di partecipazione o di lavoro autonomo. Il modello unico è composto da tre fascicoli, il fascicolo 1, il fascicolo 2 e il fascicolo 3. Ecco Massimo, andiamo a vedere quindi le novità contenute nel modello unico 2010. Sì, le novità riguardano sempre gli oneri e le spese. Gli oneri e le spese che confluiscono nel quadro RP. Ne elenchiamo alcune, pensiamo al bonus arredi, chi ha sostenuto queste spese, ha comprato la televisione, il PC o degli arredi per immobili ristrutturati nel corso del 2009, ha la possibilità di avere una detrazione fiscale del 20%. Oppure altre agevolazioni riguardano le spese di ristrutturazione edilizia, il 36% su chi ad esempio nel 2009 ha dovuto ristrutturare la casa. Oppure le spese che riguardano il risparmio energetico, qui la detrazione era del 50%. Trovano ancora accoglimento nel quadro RP della dichiarazione dei redditi le spese sostenute per la sostituzione dei frigoriferi congelatori e per l'ultimo anno perché non sono state prorogate dalla legge finanziaria le spese relative all'autoaggiornamento professionale degli insegnanti, la detrazione era del 19%. Oppure le spese che, anche questo è l'ultimo anno, le spese che sono state sostenute dai pendolari per il trasporto pubblico urbano e la detrazione fiscale era del 19%. Queste agevolazioni sono, abbiamo detto, nel quadro RP del fascicolo 1. Per quanto riguarda invece il fascicolo 3, che è quello appunto del reddito d'impresa, compare la cosiddetta Tremonti Terre, che riguarda appunto la detassazione del 50% per i soggetti che hanno acquistato nell'esercizio della loro attività dei macchinari. Perfetto Massimo, noi ti ringraziamo, ricordiamo naturalmente che maggiori informazioni si hanno nel sito dell'Agenzia delle Entrate, avete sentito c'è anche un forum apposito, per quanto riguarda altri chiarimenti, altre delucidazioni potete anche scrivere ad amicofisco@telechiara.it, vi aspettiamo la prossima settimana sempre con le ultime novità in materia fiscale, sempre con Amico Fisco. Grazie dell'attenzione e buona serata.